Le giornate azzurre anche in Puglia sono state una vetrina molto appetita dalle società e dai ragazzi che vi hanno partecipato, oltre 90 convocazioni in 4 giorni, com'è andata? È stato un buon banco di prova per i ragazzi che, oltre ad avere la possibilità di riconfrontarsi tra loro, oltre i centri tecnici, hanno avuto anche la possibilità di essere allenati direttamente dai tecnici del settore squadre nazionali, Antonio Bocchino e Andrea Capobianco. Quindi ottima esperienza da questo punto di vista, un'esperienza che ormai si ripete tutti gli anni, e quindi un'ottima abitudine, un'ottima consuetudine. È una grande occasione per i ragazzi per farsi conoscere e per sentire le voci autorevoli dei tecnici del settore squadre nazionali. Giornate azzurre di Puglia condivise fra Antonio Bocchino e Andrea Capobianco, tecnici del settore squadre nazionali maschile. Quale bilancio si può trarre da Brindisi a Mola di Bari passando per San Severo e Massafra? Il bilancio è estremamente positivo, siamo contenti in primis per l'organizzazione che il comitato ha avuto, perché veramente siamo stati bene e tutto è stato organizzato nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la qualità di ciò che abbiamo fatto, logicamente non sta solo a noi dirlo, ma anche in questo abbiamo visto cose interessanti, abbiamo visto ragazzi molto disponibili, abbiamo visto allenatori nei clinic che veramente ci hanno accolto nel modo giusto e hanno partecipato al clinic con la giusta attenzione, con la giusta, secondo me con il giusto modo di assistere ad un clinic, e dopo il clinic, come ieri sera, anche scambiare delle idee con noi. Quindi è un bilancio assolutamente positivo, siamo contenti ancora anche quest'anno per ciò che abbiamo fatto qui in Puglia, e ringrazio chi ci ha permesso di fare queste giornate nel modo giusto. Il modello delle giornate azzurre sta diventando un modello esportabile, fra l'altro appetito anche da altre discipline di rilievo. Sì, scambiando idee, cosa che faccio spesso con allenatori anche di altri sport, mi capita di parlare di come organizziamo noi sia le giornate azzurre che i centri tecnici federali, e devo dire che parecchi sono affascinati di questo nostro modo di lavorare, sono affascinati dall'idea di integrazione tra le varie parti del gioco della pallacanestro. Quindi in molti mi hanno chiesto come lo strutturiamo e come lo organizziamo, perché sono delle idee molto buone, sia da utilizzare per grandi gruppi ma anche per essere utilizzate all'interno di una società. Qual è lo stato di salute delle nazionali giovanili maschili italiane alla luce degli impegni che attendono nel 2015 le nostre squadre? Sai, gli impegni sono tanti e sono anche belli duri, belli tosti, perché partendo dall'Under 16, dopo le ottime stagioni che abbiamo fatto questi ultimi anni, anche quest'anno ci attenderanno tutti quanti, perché tutti ci attendono perché stiamo giocando bene, lo ha dimostrato Antonio Bocchino con la sua squadra adesso in Turchia, dove abbiamo fatto un grandissimo torneo. Under 18, dobbiamo ripetere l'ottimo piazzamento dello scorso anno, sperando anche qui di avere a disposizione tutti i ragazzi. Purtroppo l'anno scorso qualche infortunio non ci ha permesso di poter giocare con tutti i ragazzi, e Under 19 si torna ai mondiali dopo oltre 20 anni, con una squadra che ha fatto cose straordinarie l'anno scorso, sia per il modo di giocare. Quindi anche ai mondiali sarà bella dura, perché tutti quanti ci aspettano, perché negli ultimi anni vedi, siamo a Naim, vedi gli ottimi piazzamenti avuti con la nazionale di Antonio Bocchino, tutti ci stanno aspettando perché stiamo facendo cose nel modo giusto. Logicamente, come mi diceva quest'estate ai mondiali under 16, come mi è stato detto, siamo la squadra che ha vinto il torneo di Mannheim, quindi le motivazioni per batterci sono sempre tante. Noi andremo lì con grande umiltà e vogliamo andare a giocare ogni partita guardando in faccia l'avversario, alzando gli occhi verso il tabellone solo a fine partita, sapendo di aver dato veramente tutto. Sappiamo che saranno partite, perché sono sempre europee, sono sempre mondiali, saranno partite durissime, ma noi vogliamo andare lì e giocarcele tutte quante.